Considerato il primo artista della storia dell'arte a manifestare tendenze manieriste, ancor prima del Pontormo e del Rosso fiorentino, Domenico Beccafumi, pittore di Siena formatosi su artisti rinascimentali come Fra Bartolomé e Filippino Lippi, si è ritagliato un ruolo fondamentale nella storia dell'arte perché contribuì a far nascere il manierismo in Toscana, proponendo un linguaggio che si fondava sulla rottura degli equilibri rinascimentali, sulla presenza di elementi inquieti e tormentati, su schemi compositi molto complessi, su effetti di luce forti contrasti cromatici che davano luogo a scene delle atmosfere spesso stranianti. Ma Beccafumi si distinse anche perché fu nel Cinquecento il maggior continuatore di quella tipica tradizione senese fatta di eleganza e di raffinatezza. Domenico Beccafumi nacque a Montaperti nel 1484, ma secondo quanto attesta il Vasari, la sua educazione artistica venne a Siena col Perugino. Intorno al 1510, il giovane Domenico si recò a Roma per studiare le travolgenti novità pittoriche che Raffaello e Michelangelo predicavano in quegli anni. In particolare ammirò la volta della Cappella Sistina, che Buonarroti concluse nel 1512. Poco dopo il suo ritorno a Siena nel 1513, Beccafumi dipinge in un suo personalissimo stile, con forti effetti prospettici, contorni aspri, effetti sensazionali di luce, uso dei dettagli e sprazzi di colori agri e sulfurei, che anticipa le caratteristiche stilistiche della pittura italiana fra il 1530 e il 1540. A Siena fu incaricato di realizzare delle opere per la Cappella del Manto nell'ospedale di Santa Maria della Scala. Alcuni affreschi, di cui resta solo una lunetta raffigurante l'incontro di Gioacchino e Anna alla Porta Aurea, e una pala d'altare con la Trinità, oggi custodita nella Pinacoteca Nazionale. Al 1518 si datano gli affreschi per l'oratorio di San Bernardino, in cui i lavori del Beccafumi si sommano a quelli del Sodoma e di Girolamo del Pacchia. Uno dei suoi primi capolavori risalente a quegli anni è indubbiamente la tavola con le stimmate di Santa Caterina, con rimandi alla pittura fiorentina del primo Cinquecento. Ambientata sotto un portico che rievoca la maestosa semplicità del Perugino, la scena mostra Santa Caterina da Siena con l'abito monacale bianco mentre riceve le stigmate da un crocifisso appeso davanti a lei. In terra possono essere notati un libro e un giglio bianco, simbolo di purezza. Una consorella osserva nell'ombra l'avvenimento mentre ai lati torreggiano due santi in piedi, San Benedetto che indica la monaca del suo stesso ordine e San Girolamo, riconoscibile per il leoncino e il cappello cardinalizio gettato ai piedi. In alto la Madonna col bambino fa la sua apparizione in cielo, tra angeli in volo scorciati. Ai lati infine due angioletti in pose contrapposte stanno seduti sui capitelli delle colonne. In generale prevale un gusto per le figure allungate ed esili, per le espressioni assorte e un gusto raffinato per luce e colore. È molto probabile un secondo viaggio verso Roma nel 1520, considerando che il pavimento del Duomo di Siena, una delle sue più prestigiose commissioni, risente dell'influsso delle logge di Raffaello. Beccafumi ha operato nel pavimento del Duomo di Siena esattamente nell'esagono e in alcune tarsie vicino all'altare, perfezionando la tecnica del commesso marmoreo sino ad arrivare a ottenere i risultati di chiaroscuro. In questa parte, ai marmi precedentemente utilizzati, si aggiungono almeno due tonalità di giallo che illuminano le scene come in nessun altro punto della cattedrale. Gli interventi di Beccafumi si distinguono per l'espediente di non eseguire più le ombre col tratteggio, ma grazie all'inserimento di marmi di diverse tonalità, ottenendo un effetto di grande plasticismo, grazie alla possibilità di creare effetti di luce ed ombra e quindi di volume. Intorno al 1523, per la chiesa di San Martino a Siena, dipinse una Natività che, secondo il Vasari, superava persino la pittura del Sodoma. Nel 1529, la sua fervida attività artistica raggiunse dei vertici di qualità clamorosi negli affreschi della Sala del Concistoro, presso il Palazzo Pubblico. In quel caso realizzò degli scorci prospettici che giustificano la definizione di Correggio dell'Italia Inferiore, che nel 700 l'abate Luigi Lanzi coniò per l'artista senese. Tornato a Siena, dopo aver soggiornato anche a Pisa, tra le opere degli anni 40 si ricorda l'Annunciazione della chiesa di San Martino a Sarteano, l'ultimo grande dipinto pubblico che il Beccafumi realizzò. L'Annunciazione di Sarteano può essere letta come un riepilogo delle esperienze dell'artista senese. Non solo emerge la meditazione sulle opere di Michelangelo, ma viene riutilizzato l'artificio della doppia sorgente di luce che già appariva nella Natività della Vergine dipinta dallo stesso Beccafumi qualche anno prima. La scena presenta i simboli iconografici tradizionali. L'angelo tiene in mano il giglio, simbolo dell'amore puro e virginale, e si presenta con un gesto di preghiera e devozione, come inchinandosi a Maria e al mistero dell'incarnazione di Cristo. La Vergine legge il libro delle preghiere, ma si interrompe per la sorpresa della vista dell'angelo e si ritrae timorosa. In alto compare la colomba dello Spirito Santo, simbolo dell'intervento divino. Beccafumi sottolinea il valore simbolico della colomba, facendola diventare fonte di luce.
Tutta la scena si svolge dentro la casa di Maria, imponente, con gli elementi architettonici arricchita da drappi verdi, che danno alla composizione una valenza scenografica. Sullo sfondo si apre uno splendido paesaggio, per il quale non si può fare a meno di pensare a qualche scorcio della campagna senese, ogni giorno sotto gli occhi del pittore. Durante questa tarda attività si colloca la sua più famosa opera da scultore, rappresentata dagli otto angeli in bronzo, addossati alle colonne della navata centrale del Duomo di Siena, realizzati utilizzando come modelli ragazzi popolani robusti, come quelli di Michelangelo, ricoperti a malapena da sottili drappi. Domenico Beccafumi morì a Siena nel 1551, dopo aver dato alla città la sua ultima grande stagione artistica grazie alle sue eccellenti capacità.